era preventivabile perché con due sole liste è normale che fosse così, lo sapevamo, insomma, non pensavamo mai di avere un vantaggio così consistente. Siamo comunque soddisfattissimi del risultato, che conferma quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, respinge un'offensiva di protesta. Pineto ha scelto di nuovo la proposta, quindi di questo non possiamo che essere soddisfattissimi. Il mio ringraziamento ovviamente ai candidati, ai segretari dei partiti della coalizione, quindi a tutti i partiti della coalizione e ovviamente a tutto il mio staff, a tutti i ragazzi che in maniera volontaria si sono prodigati nell'allestimento e nel coordinamento della campagna elettorale. Si va in un certo senso verso una continuità qui a Pineto, lì è stato il vice sindaco nell'ultimo mandato con Robert Verrocchio, ecco, si continuerà soprattutto a fare il lavoro che ha lasciato Verrocchio? Si continuerà a fare un lavoro che avevamo già messo in cantiere con un'azione di rilancio da parte dell'attività amministrativa che non può prescindere, che non può mancare, perché oltre agli elementi di continuità con le precedenti amministrazioni ovviamente ci sono anche delle novità nella nostra lista, e quindi questa effervescenza, questa brillantezza ci devono comunque portare ad aprire una nuova stagione politica, una nuova fase per confermare ciò che stavamo facendo, ma per mettere in campo quelle idee nuove che abbiamo proposto ai nostri elettori. Sindaco. Primo atto, come avevo detto in campagna elettorale, già da domani mattina saremo al lavoro e valuteremo ovviamente in tema delle manifestazioni estive e della possibilità eventualmente di derogare gli orari, di prolungare gli orari per tutte le attività, per tutti gli esercizi che organizzano eventi. Io di questo sono straordinariamente contento, perché c'è la conferma del fatto che Pineto ovviamente non si espugna, anche quando le cose sembrano più difficili, un po' più in salita, comunque resta il dato di fatto essenziale che Pineto non si espugna. Pineto ha questa forte tradizione, questa marcata tradizione che anche questa volta ci ha consentito di coronare il successo. Sindaco, visto il suo passato e la sua passione, mi dà un titolo a livello giornalistico per domani? Vince dell'Orletta. Ultima battuta per quanto mi riguarda, ovviamente è ancora presto per esporsi, che squadra sarà quella di dell'Orletta? Adesso io non conosco ancora ovviamente le preferenze, non conosco il quadro degli eletti, non conosco ancora la misura, diciamo così, delle varie componenti politiche della coalizione, quindi attenderò di vedere i risultati definitivi e poi comincerò a ragionare in tal senso. Schietto e sincero dell'Orletta, dopo i risultati delle europee di ieri sera e di questa notte, ha avuto leggermente paura o bene o male la serenità è rimasta sempre intatta dentro se stessa e ovviamente all'interno del comitato? No, io ho sempre avuto la sensazione positiva, lo dico e lo confermo, percepivo sulla mia pelle sentore del successo. Sapevo che non sarebbe stato semplice, che non sarebbe stato un risultato largo, questo sì, però indipendentemente dalle europee ero convinto che il centrosinistra a Pineto tenesse. Un messaggio per il suo avversario? Lo ringrazio perché è stata una campagna elettorale combattuta, apprezzo il lavoro che ha fatto, anche se alcuni toni della campagna elettorale non mi sono piaciuti, l'ho detto anch'io nel comizio di chiusura, si è un po' sconfinato nel personale, però questo ci sta, soprattutto dovrebbe essere il mio avversario a dover dire qualcosa a me, non ho ancora ricevuto la sua comunicazione, la sua telefonata, probabilmente mi dicono che stia venendo qui e quindi adesso mi saluterà. Sì, non lo sapevo. Complimenti ragazzi. Aspetta. Pallini, tanta sportività con l'abbraccio con il sindaco dell'Orletta, le prime impressioni. Quando un popolo vota va assolutamente rispettato e questo è una bellissima campagna elettorale, ha votato, il popolo ha votato, ha scelto, probabilmente sono riusciti a far passare meglio loro il messaggio, insomma, di noi. Ecco. Che opposizione sarà? Dura?
concreta? Sarà un'opposizione sicuramente concreta, un'opposizione propositiva ma anche dura, insomma è ovvio, un po' come noi eravamo partiti per essere duri ad amministrare e lo saremmo anche nell'opposizione, però ci mancherebbe, Pineto deve andare avanti nella maniera più assoluta. Io mi auguro che Alberto cambi passo rispetto all'amministrazione precedente veramente, perché nonostante tutto non è che oggi gli faccio i complimenti, però ribadisco che l'amministrazione uscente non è stata all'altezza di Pineto e mi auguro che cambi passo veramente, e sulle cose da fare per Pineto noi ci saremo senza ombra di dubbio. Quindi è stato un testa a testa, obiettivamente no, è ovvio che noi pensavamo di vincere e avevamo un po' tutte le carte, c'era una voglia di cambiamento, da qualche parte abbiamo sbagliato sicuramente per non far passare il messaggio che abbiamo impostato, il messaggio che avevamo detto dall'inizio. Presumo che così, ovvio, poi i candidati, era ovvio, la lista di Alberto aveva 7-8 assessori uscenti, e si sa che non è facile battere la politica a livello locale, si fa casa a casa, quindi le conoscenze fanno tanto, insomma. Quindi ci sono dei quartieri che l'hanno un po' delusa sotto l'aspetto elettorale. Ci siamo visti giorni fa, puntava su Scerne, soprattutto forse i numeri non hanno rispettato quella che era la sua idea. Ma guarda, no, i numeri hanno rispettato un po' tutto. Io dove prevedevo le nostre difficoltà era proprio nel Pineto Sud, diciamo, quartiere Corfù e Santa Maria a Valle, e effettivamente così è stato. Quella era la zona nostra un pochettino più debole. È stato rispecchiato, sì, probabilmente, se, perché Scerne è andata alla grande, se anche in altri quartieri avremmo preso qualcosa in più poteva sopperire quella zona che eravamo certi lì eravamo più deboli, e in effetti sono quei 250 voti di differenza che viene proprio da quelle due sezioni, insomma. Come, scusi? Oddio, mi devi scusare, ma con Casino... È stato un bel gesto venire qui. Ah, vabbè, no, vabbè, mi sembra doveroso riconoscere la vittoria, non c'è nessun problema, noi siamo tutti di Pineto, siamo amici, non siamo nemici, siamo nemici politicamente, diciamo. Però come ha detto la collega, si vede raramente un gesto del genere. Ma se si vede raramente mi dispiace, perché a me non appartiene, a me appartiene il fair play senza ombra di dubbio, perché la competizione è politica. Poi adesso dobbiamo lavorare tutti per Pineto senza ombra di dubbio, ognuno col proprio ruolo, ma io ho sempre detto Pineto è nel cuore di tutti, e penso e spero, io dico solo una cosa ad Alberto: cambia passo ad iniziare dalla gestione del palazzo comunale, per arrivare poi effettivamente agli obiettivi per far crescere Pineto, perché non siamo veramente all'altezza di quello che dovremmo essere.